che piangi di felicità, e perché non mangi, ora non mi va, dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani. Io ti voglio bene, questo non lo so, stupido testone, dubbi non ne ho, anche se il futuro ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio innamorarmi. Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso, ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia. Se il tuo amore non valgo, non amarmi, ma non mandarmi via. Non amarmi perché vivo all'ombra, non amarmi per cambiare il mondo, tanto il mondo non si cambia, siamo tutti specchi fatti per guardarsi e diventare soli e perdi. Non amarmi per morire dentro in una guerra di rimpianti e di ripensamenti, non amarmi per restare a terra invece di volare. Come questo nostro amore deve fare. Canzone che ha fatto la storia della canzone italiana. Come vi dicevo, la nostra artista è arrivata. Noi la stavamo aspettando, perché quando si aspetta un artista è una settimana che noi stiamo aspettando. Francesca Lotta. Buonasera a Francesca. Eccoci qui trovati su Radio Antenna Musica. Ciao, ciao, che piacere. Ciao. Noi ti aspettavamo, guarda, veramente siamo stati una settimana con la frenesia che doveva arrivare. Francesca Lotta, guarda, sì, mi ha fatto proprio piacere. Hai scritto delle cose molto belle per quando hai scritto all'inizio, mi ha fatto veramente tanto piacere. Sei molto carino, veramente, grazie di cuore. Francesca, allora che dire, da questo Sanremo è passato molta esperienza musicale, è passata anche esperienza di vita. Passano i momenti belli, anche quelli meno belli, perché le canzoni sono fatte anche di momenti di gioia e momenti anche di, come dire, un po' meno. Però le canzoni, se non ci fossero le canzoni, oggi mi faccio questa domanda: dove si andava? Io credo che sia impossibile vivere senza musica, ma è chiaro che magari forse sono anch'io di parte, non lo so, però credo che la musica in qualche modo sia la colonna sonora proprio della nostra vita. Se tu ci fai caso, no? Magari riesci ad associare una canzone ad un periodo della tua vita e credo che dia, ecco, come dire, possa in qualche modo esasperare nel bene e nel male le emozioni. Quindi la musica è vita, è passione, è senza, io almeno non potrei vivere. Poi sì, devo dire che la musica mi ha aiutato tantissime volte a superare momenti molto 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 difficili. Quindi viva la musica, ma la musica ha una potenza straordinaria, perché io nell'ultimo disco che ho fatto, Anima Mediterranea, per esempio, ho fatto una ricerca sui brani storici antichi siciliani napoletani che ho fatto in questo disco, che è un disco dedicato a mio padre, Anima Mediterranea, no? Sono i brani che mi sentivo cantare da mio padre, che era un grande tenore, e quindi dovevamo fare questo disco insieme, purtroppo mio papà è scomparso giovanissimo, quindi non l'abbiamo potuto fare, sì, e l'ho dedicato tutto a papà. E l'hai appena introdotto il tuo, sì, nuovo, sì, sì, Anima Mediterranea, è un lavoro di 16 brani, penso c'è anche una versione di Non Amarmi con Aleandro in acustico, perché tutto il disco è in acustico. Che bello. E io ti dicevo, ho fatto questa ricerca storica, dove in questo disco, che questi brani antichi, per esempio c'è Voi dormite ancora, che è un bellissimo brano antico, sì, siciliano del 1900,
Nel 1915, durante la prima guerra mondiale, praticamente un soldato siciliano, come ben sai, nella prima guerra mondiale praticamente la maggior parte erano tutti del sud, questi soldati. E questo soldato siciliano imbracciò la sua chitarra durante una pausa dalla guerra e si mise a cantare questa canzone, Voi dormite ancora. Dall'altra parte gli austriaci, perché erano proprio attaccati l'uno all'altro, insomma, fecero un grande applauso. Pensa alla potenza della musica, no? Sì, la potenza della musica dove ci può portare, in effetti. Ci può unire in un modo pazzesco. O come, per esempio, Soldato innamorato, una canzone storica napoletana, praticamente sempre dei primi del Novecento. Anche quella non avevano addirittura impedito di cantare quella canzone. Se trovavano un soldato a cantare questa canzone, potevano essere addirittura passate per le armi e comunque rischiavano di essere mandati, insomma, al confine, Posso insomma. dirti una cosa, Francesca? Mi colpisce molto questa cosa. Io rimango folgorato quando sono venuto a conoscenza di Anima Mediterranea, che è dedicata a tuo padre, come dicevi prima. Rimango davvero colpito per tutti i pezzi che tu sei andato a realizzare, sia pezzi napoletani e pezzi che poi ce ne sono tantissimi belli della tua terra. Quindi hai voluto fare, come dire, prendere tutti i miglior pezzi possibili e immaginabili e metterli in qualcosa di bello con un'acustica, come dicevamo prima, bellissima. Grazie, ma io sto ritornando al desiderio di suonare, cioè di avere strumenti, ma suonati bene. E quindi preferisco svuotare in modo tale da dare anche più spazio alla voce. Perché secondo me tutti i suoni che si mettono elettronici a volte coprono troppo e danno poco spazio all'emozione. Allora io ho tentato proprio in questo disco di fare questo esperimento, proprio di togliere. C'è, devo dire, Cristiano Vidi che ha fatto gli arrangiamenti, un grandissimo arrangiatore. E il contrabbassista di Mina, favorito da Mina, che è Massimo Morricone, che è straordinario. Simone Federicuccio Saltalone alle percussioni, Luca Tufano alla chitarra, poi Sì. c'è Giuseppe Minici che è un famosissimo armonicista a bocca, che è famoso in tutto il mondo, e anche pensa che sono andata a registrare in una chiesa sconsacrata dei suoni praticamente di strumenti etnici per ottenere un Bellissimo. suono Io ho visto una più cosa vero. che comincia a suonare anche le percussioni. Sì, e mi diverto da morire, è bellissimo. Ti Oltre al diverti e tu le suoni, non le pianoforte. ti diverti, cioè, oddio, dal divertimento a suonarle comincia a essere, Sì, insomma. è fighissimo suonare le percussioni perché devi Sì. dare colore, il colore, l'emozione, che a volte un piccolo suono dà un grande trasporto. Insomma, e poi vabbè, ho ripreso a suonare il pianoforte. E sto componendo le canzoni nuove, e sono Mamma mia. felicissima, musica e testi. Che sound ragazzi, quello ficcicarello, quello che piace a noi, quello che ci mette, come dire, buon umore che serve questo periodo, Francesca, buon umore, quelle canzoni che andremo ad ascoltare tra poco, però magari mi permetti perché voglio farti, diciamo, una piccola sorpresa, voglio farti una piccola sorpresa musicale, però voglio farti una domanda. Rispetto a un po' di anni fa, no? Rispetto a un po' di anni fa, io trovo nella tua voce, prima di tutto, ti trovo migliorata rispetto, come si dice, rispetto a un po' di anni fa, perché Sì, si migliora certo. sempre, questo è bello, ma trovo un graffio, io sento un graffio nella voce che è di una potenza bellissima, correggimi se magari. No, no, mi fa piacere che tu noti queste cose, ma io Sì. credo che non bisogna mai smettere intanto di studiare. Io continuo a studiare sia pianoforte sia voce, che continuo a trovare delle tecniche nuove, ma è una cosa mia, che mio padre è stato il mio primo maestro, ma poi io ho avuto un problema da combattere, l'emotività, ero molto 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 timida e questa cosa mi limitava moltissimo anche nell'espressione della voce, perché ero sempre impaurita, sempre insicura di non dare il massimo, perché ho sempre sentito una grande responsabilità io per quanto riguarda, Oddio. ho fatto sempre con amore il mio lavoro.
E grazie a Dio che eri impaurita quando ti sei presentata a Sanremo, se no che succedeva? No. Sì, io addirittura, ora ti confesso una cosa, quando abbiamo cantato mi tremava il labbro, tanto è vero che io ho cantato con un timbro che io non riconosco, cioè non mi riconosco in quella voce perché era proprio... tremavo. Vabbè, anche perché praticamente abbiamo saputo di essere a Sanremo, sì, praticamente dai media, cioè da quando l'hanno detto, perché la nostra casa discografica, a parte il nostro direttore artistico che era Mario Ragni, purtroppo non c'è più, come anche Giancarlo Bigazzi, tutti e due hanno combattuto tantissimo perché andassimo, però in realtà il resto dei nostri discografici non ci credeva, perché dicevano che, sai che insomma nel 92 c'era molta reticenza nel parlare della disabilità in generale, si faceva finta che non esistesse. Mm-hmm. E quindi a quell'epoca dire sì vabbè, ma non ci crederà mai nessuno in una storia d'amore di una persona che non ha un handicap e l'altra che sì, figuriamoci se potrà mai essere un successo. Ecco, questo è stato il motivo per cui, no, alla fine cominciamo anche noi a pensare ma forse non riusciremo mai ad andare a Sanremo. Noi ci amavamo molto questa canzone, però sai, ogni scarafone è bella mamma solita, magari pensavamo noi, ma forse siamo noi che ci crediamo, sì, così tanto, che ci piace così tanto. Alla fine eravamo anche noi in dubbio, no? Sì. Quindi abbiamo saputo all'ultimo momento, addirittura sia io che Leandro abbiamo comprato i vestiti a Sanremo. Ecco. Io non avevo truccatore, io truccatore personale non avevo niente, cioè perché siamo arrivati lì come, ecco, in maniera talmente semplice che forse la gente ha capito che c'era tanta verità, cioè tanta nel messaggio che davamo noi, no? Sì. Addirittura io per un periodo non ti nascondo che ho fatto anche un esperimento per capire bene bene Aleandro, che mi ha insegnato tante cose. E prima di tutto mi ha insegnato che tante volte siamo noi che non vediamo, cioè noi che vediamo in realtà a volte siamo più ciechi di chi non vede. È vero questa cosa. Aleandro Baldi, che era in coppia con te, poi avete fatto tantissime altre cose assieme, ma in questa occasione è stato il vostro biglietto da visita. Io voglio dire, in quelle persone che all'inizio magari erano un po' dubbiose, no? Io voglio dire che hanno fatto bene a titubare, perché magari noi avevamo la concretezza che il pezzo sarebbe stato storia, perché Francesca è storia, Non amarmi è storia, quindi è storia della canzone italiana. Ma ripeto, lo sai dopo, ma quando sei prima di andare non lo sai, quindi... Ah beh, certo, è vero, vero, però... È stato per noi, quando è partito poi la prima serata abbiamo cantato ed è partito un applauso proprio dopo appena 20 secondi che cantavamo. Sì. Per noi è stata una cosa, un'emozione, non so se si è sentito in TV, non mi ricordo, ma no, forse non si è sentito, però lì è stato per noi emozionante, ci siamo raccontati dopo, eravamo proprio, abbiamo pensato ma forse allora abbiamo ragione noi, la canzone è bella, è forte. Ti abbiamo dato ragione tutti, perché non l'avete portata solo in Italia, l'avete portata nel mondo, Francesca, questa canzone. Sì, è straordinario, perché addirittura in Russia era diventato tipo nella televisione, sai come c'era Intervallo una volta in Italia, che tra un programma e l'altro mettevano questo intervallo, queste foto dei posti belli di italiani. In Russia c'era la stessa cosa e praticamente passavano pure la nostra canzone. E insomma è diventata talmente famosa in italiano la nostra canzone nel mondo che... E poi Jennifer Lopez e Mark Anthony l'hanno fatta addirittura in due versioni nel primo disco On the Six di Jennifer Lopez. Ah, e hanno vinto il Grammy Awards latinoamericano con Nome Ames. Quindi insomma è un successo veramente planetario, devo dire, pazzesco. Sì. Sì, un successo davvero davvero grande. In italiano, che poi non capita mai. Infatti io l'anno nel 93, quando ho fatto Sanremo poi con Un anno di noi, sì, io bella, l'anno bella dopo, canzone. Nel 93 proprio è uscito anche il mio disco in Giappone. Bella canzone, davvero. Sì, sono bella canzone contenta, anche quella. Veramente...
un pezzo che è rimasto, un anno di noi anche, un pezzo che rimane, però voglio arrivare, mi devi permettere questa cosa, voglio far sentire un brano e poi noi ci andiamo a ascoltare il tuo progetto, però voglio far ascoltare questo brano, ce lo ascoltiamo tutti e poi, va bene. E poi torniamo subito. Ok. Non voglio dire il titolo perché è una sorpresa. Va bene. Il mio cuore non ha... Sola chitarra canta e dillo forti. Cadusi tutta la fissura mia, fatta con amore d'uscizia e conforti, e non si figlia di la fantasia, dicillo a tutti quanti li picciotti, cati criai con senso e compagnia, ci travagliai costanti giorno e notte, di dare scopo d'esistenza tia. Suona chitarra mia, intona la me voce, la melodia dolce, tocca di cori e va. Stera l'ossa ti montai, i cordino per filo ti cornici, li vini di stupetto ti incizzai, lo sangue mio assai, ti consacrai d'affetto e fui finisci, capisto mondo puro a ti a creai. Sola chitarra mia, intona la me voce, la melodia calicori e favola verso l'ignoto, portata di vento e già un firmamento, visto rucio. Poi si tramandano, non possiamo, possiamo dire che non è questo il caso. Francesca, questo sì. È un pezzo che conosci benissimo. Mi hai fatto quando sento la voce di papà, io proprio mi manca il fiato. Io non. Allora, non io voglio dire questo: che quando ci sono le tradizioni
forte, perché voi siete una famiglia di cantanti, non di, di livello, un grande livello. Papà era sicuramente, lo sarà sempre, perché poi non si è, si è sempre qualcosa di veramente forte che ti ha tramandato, e poi si sente la canna, si sente, dico un termine brutto, Francesca, ma te quando poi fai delle cose come ad esempio Anima Mediterranea, hai messo tutta te stessa. Sì, assolutamente sì, perché, perché per me ha una valenza molto molto importante, perché ripeto, era una, un sogno che avevamo io e papà di fare questo disco insieme, quindi ecco. Papà è scomparso 62 anni appena fatti, quindi proprio giovanissimo, e per me è stato un dolore atroce che io non, non purtroppo non riesco ancora, a distanza dal 2003, insomma, non riesco ancora a metabolizzare. Capisco che a volte mi prendono per matta, ma io sono proprio, per me mio padre era un maestro di, non solo di canto, ma un maestro di vita, perché mio padre era una persona estremamente saggia, sì. Mi ha insegnato il rispetto per il pubblico, l'amore per il proprio lavoro. E poi mi ha fatto studiare pianoforte, violino, lirica, mi ha fatto sempre studiare, mi ha insegnato impara tutto perché tutto ti potrà servire nella vita, con umiltà, imparare sempre, imparare, non umiltà. Mai smettere di crescere. E poi una cosa bellissima, mio padre era molto bello, mi diceva non dare mai importanza all'aspetto fisico, mi diceva sempre così, perché la bellezza col tempo sfiorisce, ma la tua anima no, quindi coltiva la tua anima e cerca di farla diventare sempre più bella. Mio padre era questa persona, quindi quando è mancato lui, per me è mancata proprio la terra sotto i piedi, perché era, era come me, amava gli animali, la natura, proteggeva tutti gli animali, insomma io sono uguale a papà, proprio uguale, uguale, uguale. Non, questa è una cosa bella, devo a lui Francesca, tutto ciò che bella, sono io adesso. Una profonda umiltà che ti ha trasferito proprio di sangue, quindi una cosa, assolutamente, una cosa che ti porterai per sempre. Allora sì. Io voglio dirti questo, toglici sta curiosità. Ma allora, Anima Mediterranea, ti trovi sul mare, raccontaci come hai fatto a fare questa foto sul mare. Raccontaci come è possibile realizzare una cosa del genere, o ti sei proprio trasferita lì? Scusa, non mi è mancato, a un certo punto non ho sentito l'inizio. Allora, dicevo, siccome ho visto il disco Anima Mediterranea, che sei proprio in mezzo al mare, come hai fatto ad arrivare? Sì, abbiamo messo proprio un pianoforte in mezzo all'acqua. Ah, ecco. Sì, ma ti dico, c'erano 40 gradi, io praticamente mi sono sciolta proprio... una cosa assurda, mai più nella vita, perché era troppo, troppo caldo, 40 gradi veramente, una cosa allucinante, in mezzo alla gente, che io sono di una timidezza straordinaria, quindi puoi immaginarti che imbarazzo, e quindi è stato un po' una cosa poco, non la ricordo con molta gioia quel momento delle foto. Bella, però una bella foto. Perché poi sì. La timidezza mia ancora è sempre, quindi rimane alberga, ormai alberga, è una cosa, anzi meno male adesso l'ho superata un po', però insomma quando devo fare le foto, poi io non sono molto, non sono narcisista, una che si mette in mostra, capito, che gli piace, quindi faccio proprio fatica, però è stato comunque divertente, perché questo pianoforte in mezzo all'acqua, ecco. È stato troppo forte. Ma cioè... questo pezzo, allora, che adesso andiamo ad ascoltare, tu lo dissi, cioè, correggimi se magari te sei più ferrata nel dire il giusto termine, Cuti Odissi, giusto? Cuti Odissi. Eccolo qua. Che sarebbe Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto, certo. Chi te l'ha detto? Ed è un brano di Rosa Balistreri. Bellissimo. Che è la nostra bandiera proprio delle donne forti, coraggiose, in gamba, coraggiose davvero, perché lei poi veniva da una famiglia povera, molto povera, diciamo a cavallo poi tra le due guerre. Insomma è stata una donna molto sfortunata, anche un marito violento, insomma
lei ha avuto il coraggio di chiudere, insomma, di avere, diventare un po' una cantastorie del Ah, che siciliano, bello. quindi una Sì. grande donna, veramente una donna molto forte, che non si faceva mettere i piedi sopra da nessuno. E per me è un simbolo, perché io sono sempre stata così, ribelle, fa un po' parte della nostra natura. Noi donne siciliane siamo belle toste, insomma. Belle toste, belle toste. Allora Certo. E tra facciamo. l'altro nel nuovo disco, ti anticipo, questo non l'ho detto mai ancora a nessuno, Sì? nel disco ci sarà un prossimo dove ci sono i brani miei che ho scritto io, anche in questo Anima Mediterranea c'è un brano mio, che Anima, Amore Mio, che è dedicato a mio padre, Amore Mio. Ah, ecco. Quindi c'è già qualcosa di mio, Grande, però grande adesso c'è pure la novità, musica che è mia. grande E novità. quindi insieme a Paolo Rinaldi, Sì. che è il mio chitarrista, abbiamo fatto, guarda, un'unione pazzesca nel scrivere la musica, perché lui fa questi accordi, io canto la melodia, e quindi facciamo, e poi faccio i testi. Insomma, devo dire che i testi mi stanno venendo proprio con una semplicità, come Amore Mio, di getto, perché tiro fuori quello che c'è dentro il mio cuore, dentro la mia anima. Eh Tutte certo, è le questo cose quello che deve belle, le essere, quello cose, che le deve gioie, anche i essere. dolori, e la voglia di reagire, che io ho sempre questa forza, tutto sommato, nonostante le avversità. Insomma, vengo da un periodo niente facile, perché già un anno e mezzo fa ho avuto un cancro, quindi intervento, radioterapia, poi c'è stato subito dopo, appena l'ultimo giorno della radioterapia, Ecco. è iniziato il lockdown. Quindi ho dovuto annullare delle date, dei concerti a Francesca, non ti sei Malta, a fatta New mancare York, niente, a bella. Zurigo. Eh? Insomma, è stato un Non ti disastro. sei fatta mancare niente, dico, eh? Non Sì, ti non mi sei sono fatta fatta mancare mancare niente. niente. Quindi in questo nuovo Una disco ho fatto rivincita. anche una canzone, anche stavolta una in siciliano, Sì. ed è dedicato alla mia mamma, che però non sa, non posso dire il tema esatto, però comunque si tratta di questa mia forza, questa mia voglia di ribellarmi alle cose che ci sono per convenzione. Posso Perché chiederti, vogliamo ascoltare dei frammenti di questi due pezzi e voglio parlare un attimino con te di queste realizzazioni che avete fatto, bellissime, Ok. con un'acustica bellissima. Ascoltiamo alcuni frammenti perché abbiamo pure la tamurriata nera che l'andremo ad ascoltare e poi ci ritroviamo subito qui con Francesca Alotta. Ma
perché piangi di felicità e perché non mangi.